Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le uscite videoludiche. Oggi vedremo tutte le uscite che ci aspettano nel mese di agosto. Come sapete, agosto non è un mese particolarmente abbondante per le uscite, ma ci sono comunque dei giochi molto interessanti in arrivo anche questo mese. Quindi non perdiamo tempo, andiamo a vedere cosa ci aspetta a partire dal 5 di agosto, quando arriverà la versione mobile di Papers, Please, questo gioco, una specie di simulatore di dogana, diciamo, dove le persone arrivano, voi dovete controllare i loro documenti e poi in base alle vostre scelte succederanno alcuni avvenimenti, tutto con grafica in stile 16-bit, gioco interessante, già uscito su console, arriverà su iOS e Android solo in versione digitale. Il 9 di agosto arriverà invece su praticamente tutti i formati Two Point Campus, altro simulatore, diciamo che è uno strategico di università. Voi dovrete infatti gestire un campus universitario, sviluppare i vari atenei. Gioco interessante, in arrivo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC, solo in versione digitale. Poi il 10 di agosto arriverà su Nintendo Switch e PC Last in Play, una classica avventura grafica punta e clicca, quindi vecchia scuola, con però disegni molto belli, molto moderni, in arrivo solo in versione digitale. Il giorno dopo, l'11 di agosto, arriva su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC Cult of the Lamb, un action adventure con uno stile tipo gioco di ruolo, con protagonisti degli animali, con una grafica sembra quasi un cartone animato, con questi personaggi che sembrano dei pezzi di cartone che si muovono nel mondo. Veramente molto bello, gioco in arrivo solo in versione digitale l'11 di agosto. Il 12 di agosto invece arriverà la versione PC di Marvel Spider-Man, gioco già uscito su PlayStation 4 e PlayStation 5, quindi vedremo la versione rimasterizzata come era per la versione PlayStation 5, però con delle aggiunte grafiche che sfruttano ancora meglio la versione PC. Il gioco uscirà naturalmente solo in versione digitale. Andiamo un po' più in là, arriviamo al 16 di agosto, quando arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC Rollerdrome, questo gioco particolare che è un misto tra un gioco alla Tony Hawk's e un sparatutto, sviluppato dai produttori di Holy Holy, quindi sarà sicuramente molto divertente, in arrivo solo in versione digitale. Il 18 di agosto arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch e PC Cursed of Golf, un gioco particolare, diciamo che è un puzzle game in cui il vostro personaggio dovrà giocare a golf per superare i vari livelli, tutto con una grafica stile platform 2D con grafica 16-bit, gioco interessante, uscirà solo in versione digitale, poi di questo probabilmente poi vedremo anche una versione fisica da qualcuna delle varie catene di Limited. Poi sempre il 18 arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X e PC Thymesia, un action RPG, in pratica un roguelike con un'ambientazione medievaleggiante, questo personaggio sembra uno di quei dottori della peste, comunque gioco interessante anche questo, in arrivo sia in versione fisica che in versione digitale. Andiamo un po' più là, arriviamo al primo gioco più importante di questo mese, ovvero il 23 di agosto arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, PC e anche Stadia, il remake di Saints Row, il primo capitolo di Saints Row, questo gioco d'azione alla GTA con questo personaggio che può fare praticamente di tutto all'interno del mondo, fuori di testa, veramente bello tra l'altro questa nuova versione con grafica completamente rifatta. Il gioco uscirà sia in versione fisica che in versione digitale, e attenzione ragazzi, perché arriverà anche una limited edition di questo gioco che, se non sbaglio, è una esclusiva di GameStop, che si chiama Notorious Edition e contiene la steelbook e altri contenuti. Quindi di questo potremo acquistare anche questa versione fisica particolare. Poi, sempre il 23 di agosto, arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC Midnight Fight Express, un
picchiaduro a scorrimento, però con una grafica diversa dai soliti picchiaduro a scorrimento. Infatti è una grafica tipo isometrica. Il gioco è stato prodotto da un unico programmatore, quindi veramente un ottimo lavoro, bellissimo gioco. Uscirà solo in versione digitale, ma anche questo lo vedremo in qualcuna delle varie catene limited, poi più in là in versione fisica. Poi, sempre il 23 di agosto, e sempre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch e PC, arriverà anche ES Recharged, uno sparatutto che arriva dal passato, dal mondo dell'Atari Atari 2006, praticamente è un remake di un gioco del 1982 dove il protagonista è un insetto che deve sparare contro vari oggetti che si trovano sullo schermo. Gioco, insomma, per appassionati, in arrivo in versione digitale il 23 di agosto. Poi arriviamo al 25 di agosto, quando arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC, SD Gundam Battle Alliance, un gioco di azione con protagonisti vari robottoni della serie Gundam, però in versione deformed. I vostri robottoni potranno combattere sia a distanze ravvicinate che da lontano con armi da fuoco, e il gioco arriverà sia in versione fisica che in versione digitale. Il 25 di agosto arriverà anche Formula 1 Manager 2022 in uscita su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One e PC. Questo manageriale del mondo della Formula 1, dove vi permetterà di creare la vostra squadra, creare la vostra macchina e cercare di vincere il campionato. Il gioco uscirà sia in versione fisica che in versione digitale. Il giorno dopo, il 26 di agosto, arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC Souls Hacker 2, un JRPG con grafica tridimensionale molto molto interessante, con grafica in cel shading, che anche questo possiamo considerarlo gioco importante di questo mese. Il gioco uscirà naturalmente sia in versione fisica che in versione digitale, e attenzione perché in America uscirà una bellissima Collector Edition, e anche in Giappone. Da noi non si sa ancora nulla, non so se Nissa America farà arrivare anche da noi la Collector, per il momento non si sa nulla, però chi la vuole può acquistarsi la versione americana o giapponese con la Collector, che sono disponibili. Altro gioco interessante di questo mese, che uscirà sempre il 26 di agosto, è Pac-Man World Repack, questo remake di questo bellissimo platform ambientato nel mondo di Pac-Man. Non è il solito gioco alla Pac-Man, ma è un vero e proprio platform che uscirà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch e PC, sia in versione fisica che in versione digitale. E altra remastered molto interessante è, uscirà il 30 di agosto su PlayStation 5, Xbox Series X e PC, quindi solo su Next Gen, ed è Destroy All Humans 2 Reprobed, questo remastered di questo bellissimo gioco d'azione con protagonisti gli alieni. È già uscita la remastered del primo capitolo, uscita anche su PlayStation 4 e Xbox One. In questo caso invece uscirà solo sulle console di nuova generazione. Il gioco uscirà sia in versione fisica che in versione digitale, e attenzione perché anche di questo uscirà una bellissima Collector Edition con l'action figure del protagonista, quindi tenetela d'occhio perché è veramente molto interessante. Ancora il 30 di agosto, altro gioco interessante questo mese, è una compilation che si chiama Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection, e contiene all'interno tutti i giochi della saga delle Tartarughe Ninja uscite nei tempi passati, quindi con i capitoli per Nintendo NES, Super Nintendo, Mega Drive e anche gli arcade che uscirono a quei tempi. Il gioco uscirà sia in versione fisica che in versione digitale su praticamente tutti i formati, quindi PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch e PC. E attenzione perché di questo arriverà anche una bellissima Limited Edition, ragazzi, bella Limited Edition in arrivo. Mi aspettavo che uscisse da Limited Run, invece la fa uscire direttamente con Konami, quindi anche di questo segnatelo perché è una bella compilation. Poi ancora il 30 di agosto arriverà su Xbox Series X e PC Immortality, praticamente un film interattivo, una avventura realizzata tipo film interattivo, in uscita solo in versione digitale. Ancora il 30 di agosto arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC Tiny Kid,
praticamente un misto tra un platform 3D e uno strategico, cioè il vostro personaggio, che tra l'altro ha uno stile grafico molto interessante, sembra un personaggio bidimensionale in un mondo tridimensionale, e avrà dei personaggini, degli strani animalini che gli vanno dietro, e tramite questi animalini potrà risolvere vari enigmi, andare avanti nei livelli, insomma un gioco molto interessante in arrivo sia in versione digitale che in versione fisica. Poi ancora il 30 di agosto arriverà su PlayStation 5 e PlayStation 4 Inscription, che invece è un misto tra una avventura e un gioco da tavolo, avventura horror, è un gioco da tavolo dove voi dovete muovere le pedine su questo gioco da tavolo, gioco molto molto particolare con grafica vecchia scuola tipo 16-bit, in arrivo solo in versione digitale nelle versioni PlayStation 4 e PlayStation 5, poi usciranno anche le versioni Xbox e Nintendo Switch. E finiamo il 31 di agosto, quando arriverà la versione PlayStation 4 di un altro, o meglio, arriverà il remake di un altro gioco dal passato, ovvero Phantasy Star Online 2 New Genesis, quindi anche questo con grafica completamente rifatta, gioco di ruolo che ebbe un discreto successo su Sega Dreamcast, adesso arriva su PlayStation 4, sia in versione fisica che in versione digitale. E con questo, ragazzi, è tutto per quanto riguarda i giochi, non tantissimi, però ci sono giochi molto interessanti, ad esempio secondo me la compilation Tartaruga Ninja è molto interessante, il remake di Destroy All Human 2 è anche molto interessante, anche quello di Saints Row, insomma i giochi più interessanti sono dei remake, però per chi non li ha mai giocati potrebbe essere l'occasione di giocarli, chi invece li ha giocati e gli è piaciuto può rigiocarseli con la grafica tutta nuova, è sempre comunque interessante. Passiamo invece al cinema e vediamo quali sono i film interessanti in uscita ad agosto. Si continua con la saga dei film dello studio Ghibli e usciranno due nuovi film anche ad agosto, il primo e il primo di agosto. Arriverà infatti Porco Rosso, questo bellissimo anime ambientato tra l'altro in Italia con questo maiale che guida un aereo, quindi durante mi pare la prima guerra mondiale, comunque cartone interessante. Io avevo visto la versione originale, qui c'è la versione in HD in uscita il primo di agosto al cinema. Il secondo film, anche questo anche più interessante, arriverà all'11, ovvero Il castello errante di Howl. Questo non l'ho mai visto, quindi potrei approfittare per andarlo a vedere in una versione HD l'11 di agosto, anche quest'altro film dello studio Ghibli, veramente molto interessante. L'11 però uscirà anche un film horror da tenere d'occhio, si chiama Nope ed è un film horror molto frenetico, particolare, non si capisce nemmeno che cosa sia il mostro o l'entità, non so se non si capisse un'astronave aliena o se è qualcosa di strano. Questo film è interessante, vi consiglio di andarlo a vedere l'11 di agosto. Poi il 18 di agosto, sicuramente piacerà ai più piccoli, arriverà infatti Minions 2, come Gru diventa cattivissimo. È stato bellissimo sia tutti i capitoli di Cattivissimo Me, ma anche il capitolo di Minions mi ha fatto morire dalle risate, altrettanto bello sarà anche questo secondo capitolo, in arrivo il 18 di agosto. Poi il 24 di agosto, altro film horror da tenere d'occhio molto particolare, Crimes of the Future, un film ambientato nel futuro con questo protagonista che mi sembra che sia un chirurgo plastico che fa strani esperimenti sia su se stesso che su altre persone, mette vari pezzi, insomma è un film un pochino strano, però è sicuramente molto interessante. E finiamo il 25 di agosto, quando uscirà Bullet Train, film di azione comico, diciamo in stile Deadpool, tra l'altro mi sa che è lo stesso regista che ha fatto questo film, tutto ambientato all'interno di un treno con un assassino che non vuole più essere assassino, ma ci sono altri assassini che lo vogliono fare fuori, quindi si deve difendere. Protagonista sarà Brad Pitt, anche questo è molto molto bello, molto divertente e vi consiglio di andarlo a vedere. E con questo, ragazzi, è tutto per quanto riguarda questa puntata delle uscite videoludiche. Ci vediamo domani con il TG Games Limited, nuova puntata TG Games Limited, e poi fine settimana o comunque nella settimana prossima con la puntata delle uscite videoludiche, che purtroppo anche questo mese non è ricchissima. C'è una bellissima chicca, ragazzi, veramente molto molto bella. Ho fatto questa volta dei recuperi grazie all'Amazon Prime Day, però non mi sono arrivate ancora le limited, ho delle notizie su alcune limited che sono scomparse, ma per fortuna me le hanno rispedite, altre invece non si sa che fine hanno fatto. Insomma, ragazzi, speriamo che
entro una settimana mi arriva qualcos'altro, altrimenti questo sarà un'altra puntata veramente povera degli ultimi arrivi. E con questo, ragazzi, è tutto e alla prossima. Ciao ciao! Di Pipe Up 2. Sviluppare le varie il 18 di agosto invece arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X, Xbox One, Xbox Series X e PC. Affanculo. Years Reg, i vostri robotoni potranno combattere nell'arena di gioco sia con armi sia con armi a distanza che con armi ad arma bianca e i vostri robotoni potranno combattere sia a distanza che a distanza ravvicinata. Non so se arriverà anche una bellezza, ovvero la versione. Passiamo invece ai arriverà infatti Porco Rosso, arriverà infatti porco che non vuole più essere assassino. Andiamo più in